Io sono residente in Italia, io sono dall'altra parte, sono verso Città della Pieve. Però è cittadino umbro. Però sono cittadino qua, Pensavo romano. No, io sono torinese, quindi sono più umbrese, ma adottato in Umbria per affezione, per affinità elettive. Ho passato qua quasi 15 anni veramente in queste zone, un po' lavorando, passandoci per altri film. Siamo passati anche sì, non so, Carabinieri era sempre di là. E poi io ho scelto questa regione per vivere, quindi ho un affetto particolare con questa zona. Oltre agli aspetti storici, artistici, culturali, siamo molto felici di quelli enogastronomici, perché appunto hanno bisogno di essere disciplinati. E quando mangiano bene, lavorano bene. Di base. È vero, stiamo facendo un progetto che esplora nel mondo fantastico, quindi era giusto scegliere una location fantastica. Fantastico non è solo un aggettivo, è un modo di esistere, e tutte le volte che io sono nel mio borgo o in giro per borghi ritrovo quella dimensione, un po' fuori dallo spazio, dal tempo, è lontano da vivere quotidiano, siamo abituati, almeno più vivere nelle grandi città, un po' perde la dimensione dell'essere umano, visto che questa è la storia incentrata sull'essere umano, su tutte le sue particolarità. Avere una dimensione così fantastica ti permette di concentrarti sulle dinamiche umane, non sulle dinamiche del realismo metropolitano. Quindi penso che sia perfetto aver scelto un luogo come questo, a parte scherzando con la mia confidenza con la regione, però è una confidenza reale. Penso che uno sceglie di vivere dove si trova più a suo agio, nessuno mi ha obbligato a venire qua. E non è che ho trovato nemmeno il casale della collegata, quindi proprio deciso. E si sta parecchio bene. Lo ribadisco dal punto di vista umano. Quindi spero che l'accoglienza che Spoleto ci riserverà sia una conferma, non una sorpresa, di questo tipo di accoglienza. Io quando sono in paese mi sento ben voluto, ma non perché sono io che mi sento ben voluto, perché ho un modo di esistere. Sono convinto che sarà così anche questa volta, e questa volta ne abbiamo un po' più bisogno, perché parlo giusto con giusto entusiasmo, è un progetto molto difficile. Abbiamo bisogno della collaborazione delle persone, perché è complicato sotto ogni punto di vista, produttivo, creativo, recitativo, organizzativo, e quindi sarà bello se ci sopporterete, perché creeremo magari un piccolo disagio in una via, ed è normale per il nostro lavoro, magari un po' meno per un cittadino che vive quel momento della sua giornata perché ha fretta di fare qualcos'altro, magari si trova la strada bloccata. Quindi se il lavoro potete fare prima del nostro arrivo è quello di raccontare che sta per succedere una cosa fantastica, quindi magari ci sarà bisogno di avere un po' di pazienza in quelle giornate. Però può essere un'occasione di divertimento comune